Ciao a tutti, sono Ornella Miriam Amodio, sono un'attrice, una cantante e una cantautrice. Anch'io sono stata chiamata da Michele Monina per far parte di questo progetto Anatomia Femminile, e che mi è piaciuto immediatamente. Ho trovato bellissima l'idea per cui è nato questo progetto, ovvero l'esigenza di un padre, Michele Monina, di trovare delle risposte per le domande giustissime di una figlia adolescente. E Anatomia Femminile è un progetto che coinvolge tante cantautrici. Ognuna di loro canta il suo modo di vedere la donna. Il mio brano si chiama Libera da me, un nobile ardore, ed è nato 2 anni fa circa, e da una mia esigenza di far uscire quella parte di me che ho tenuto sempre nascosta, il nobile ardore che ognuno di noi ha dentro, e ognuno di noi lo fa uscire sotto forme diverse. Quindi questo nobile ardore può significare qualsiasi cosa. Per me significa la femminilità, perché è una parte di me a cui non ho dato magari il giusto risalto, perché ho preferito magari portare avanti altre parti di me. Però arriva il momento in cui ognuno di noi deve fare i conti, no? Con quello che in qualche modo ha tenuto nascosto. E quindi quando ho iniziato a scrivere questo testo sentivo l'esigenza di entrare in contatto con questa parte. E quando ho iniziato a scrivere il brano avevo appena iniziato ad entrarci in contatto, però non era uscito ancora. Poi man mano, nel corso del tempo, finalmente sono riuscita in qualche modo, goffamente o meno, a farlo uscire. Questo brano è nato all'interno di un laboratorio di produzione musicale, tenuto da Tony Carnevale, e grande maestro e grande persona a cui sono molto legata, e quindi ci tengo tantissimo a ringraziarlo, perché mi ha dato modo di potermi esprimere liberamente e ad aiutarmi a prendere contatto con questa parte. E devo ringraziare chiaramente tutti i ragazzi che fanno parte del laboratorio, perché in qualche modo è un laboratorio molto dinamico, e dove ognuno mette del proprio, e quindi grazie anche agli stimoli degli altri sono riuscita a portare a termine questo lavoro. E poi devo ringraziare il maestro Gianluigi Farina, che ha arrangiato questo brano. E concludo dicendo che trovo questo progetto bellissimo, perché credo fortemente nella forza femminile, nell'unione tra donne, e si possono creare veramente energie fantastiche e trovare grandi alleate con cui poter lavorare benissimo. Quindi sono onorata e contentissima di far parte di questo progetto, e mando un bacio a tutte le altre colleghe.